Stadio Città di Arezzo, di fronte Arezzo e Pescara, sorpresa dell'ultima ora, qualche linea di febbre per Merola, gioca Bentivegna, per il resto tutto confermato, non al meglio da Gasso e Pierozzi, partono dalla panchina, al primo minuto Staver e Meazzi, Arezzo con Guccione, di nuovo mezzala davanti, Pattarello e Tavernelli a supporto di Gucci o Guzzeie. Parte dalla panchina l'arbitro, il signor Lovison della sezione di Padova, 14° minuto, il cross di Crealese, il colpo di testa di Brosco, la palla termina di un soffio al lato, dunque pericoloso il Pescara, sarà l'unica azione offensiva in realtà della squadra di Silvio Baldini. Cresce l'Arezzo, sbaglia squizzato, attenzione Pattarello, 16 metri il sinistro di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Plizzari. Siamo al 17°, arriviamo al 20°, schema su calcio d'angolo, il sinistro di Guccione, poi Plizzari che interviene sulla traiettoria, Gucci traversa clamorosa, schema su calcio d'angolo per far muovere la difesa zona del Pescara. Sfortunato l'Arezzo di Emanuele Troise. Poi 40° minuto, ancora un pallone perso dalla Pescara con Pattarello che prova con il sinistro, la parata in tuffo di Plizzari, un sinistro velenoso del 10 aretino. Siamo nel secondo tempo, c'è questo calcio d'angolo che viene battuto, pericolo in area di rigore biancazzurra. Nel frattempo ci sono state le sostituzioni, al 36° del primo tempo è uscito per esempio squizzato al suo posto Tuniov, attenzione a Guccione, finta su De Marco, entrato in corso d'opera, gran destro, bravissimo ancora una volta Plizzari, poi il pallone viene controllato da Pattarello, serie di finte, il suo sinistro alto sopra la traversa della porta pescarese. Rivediamo ancora l'iniziativa di Guccione, che è stato schierato mezzala come era successo nelle ultime partite con successo dal tecnico Emanuele Troise. Qui ci prova la formazione biancazzurra con Merola che è entrato in corso d'opera, ma c'è la posizione di offside e quindi nulla di rilevante per i biancazzurri. Applaude il tecnico biancazzurro Silvio Baldini, c'è questa azione all'84°, palla imbucata da Montini per il suo compagno di squadra Renzi, grande parata di Plizzari in uscita che salva, porta il risultato 85°, attenzione altro pericolo per i biancazzurri, corner da destra, poi c'è questo cross di Righetti, il colpo di testa di Lazzarini, altra parata importante dall'estremo difensore biancazzurro che salva, porta e risultato, protagonista assoluto Alessandro Plizzari dopo 4 minuti di recupero, dunque 0-0 lo stadio Città di Arezzo, per come ha giocato il Pescara eufemisticamente non benissimo, questo è un punto straordinario.